Grazie Presidente. Sono contento a sentire queste parole, soprattutto dalla Lega, dice che non vuole mettere bandierine sulle cose, eppure ci viene qua in aula la sua maggioranza presentando presentando un testo condivisibile quasi in toto, senza preavviso, che è più che altro, come al solito, una pubblicità politica. Insomma, noi oggi dovevamo essere qua in aula, ad esempio, e vorrei ricordarlo anche al Presidente Romeo, a discutere un provvedimento per la riforma delle linee del commercio. Questo era il calendario. Arrivava da una moratoria, non l'abbiamo fatto. Quindi i titoloni sui giornali li riempiamo, ci divertiamo, usiamo a volte anche delle risorse pubbliche per fare propaganda, poi però quando c'è da lavorare, insomma, io vedo che si sparisce, non ci si presenta ai tavoli di lavoro, ai gruppi di lavoro, quindi insomma è un modo di fare che a noi non piace. E il patto di stabilità territoriale è chiaramente una cosa che condividiamo, però non fatto in questo modo. Cioè, noi siamo stufi di vedere i libri dei sogni condivisibili e quindi per i quali noi non possiamo tirarci indietro, però oggettivamente siamo stanchi. Siamo stanchi e ci terrei a precisare che in questo testo si parla di Expo come un momento per azioni importanti sul patto di stabilità. Questo Expo pare che sdogani qualsiasi provvedimento si voglia fare in Regione Lombardia, è la panacea di tutti i mali e a noi non lo condividiamo. Cioè, sicuramente nelle priorità, assessore, il rischio idrogeologico ci trova favorevoli, le bonifiche dell'amianto della scuola ci trova iper favorevoli, senza però svendere il patrimonio pubblico delle scuole, ricordiamocelo, ma il completamento delle opere pubbliche è molto generico. Come facciamo a dire no al completamento delle opere pubbliche, per l'amor del cielo? Però ricordiamoci come gestiamo queste realtà. Ricordiamoci di cosa è successo per una battaglia a cara, soprattutto a tanti di noi, come una Romonza, dove si decide una cosa e i soldi pubblici vengono usati con la scusa di Expo per fare altre cose. Quindi, insomma, belle parole, bellissime, condivisibili quasi in toto, vediamo cosa si può fare, però rimaniamo molto scioccati. Senza dimenticare che chi parla di Roma, che dice che a Roma la centralismo qua, là, su, giù, io non vorrei dire, ma forse sbaglio di qualche mese, ma fino a 2 anni fa la Lega governava in Italia. Cioè, cosa ha fatto in tutti questi anni? Adesso tutte vergini. A noi viene da ridere. Non è possibile. Adesso io non vedo il Presidente Romeo, anche lui è impegnato, giustamente critica il PD che non ascolta, fa altrettanto, ma siamo abituati anche a questo. Cioè, facciamo una missione di responsabilità, lavoriamo, sicuramente il patto di stabilità va bene, lavoriamoci, i comuni hanno bisogno, però al contempo condividiamo il concetto di dire se qualcuno rispetta le norme va agevolato, però non più tardi di qualche mese fa anche sui PGT i comuni che non avevano rispettato le norme noi siamo andati a dire vabbè, possiamo capirli. Dobbiamo avere mano forte sempre, comunque, non a secondo dell'utilità politica, del momento o per varie motivazioni. Per favore, cambiamo davvero, non soltanto sui titoloni di giornali dove oggettivamente siete molto bravi e noi dobbiamo imparare evidentemente. Grazie.